La proposta di chiesa in uscita che Papa Francesco lancia nel suo Evangelii Gaudium e in tutto il suo pontificato trova nella riforma liturgica un primo terreno di applicazione originario già nel Concilio Vaticano II. A 50 anni da quel concilio e sotto la spinta di questa nuova proposta di Papa Francesco, la liturgia ci appare in lui già tradotta in una forma elementare potentissima, che però chiede a tutta la Chiesa di riflettere sull'importanza che i riti hanno all'interno del vissuto cristiano per dare la parola anzitutto al mistero di Dio che si rivela in Gesù Cristo e che induce ogni soggetto a una profonda rilettura della propria esperienza, mettendo l'etica e il diritto un poco in secondo piano e mettendo al centro invece un'esperienza di comunione che ha bisogno di linguaggi adeguati. Su questo piano la riforma liturgica ha lavorato bene per questi 50 anni, ma negli ultimi tempi noi abbiamo la tentazione di pensare che il rito abbia una logica diversa dalla cultura, diversa dalla storia, e questo crea progressivi isolamenti o irrigidimenti o sciatterie liturgiche. Noi dobbiamo invece credere in una Chiesa che, a partire dai propri riti, viva la grazia come una pienezza di comunione, capace di dirsi a parole e a gesti in una trama che istituisce comunione oltre che riconoscerla.